amore, lo vuoi lo sciroppino? Sì! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Niente paura, oggi vi preparo lo sciroppo, ma non quello per la tosse. Sì, sì, è uno sciroppo particolare, uno sciroppo al cioccolato. Sapete il topping, quello che si mette sul gelato, quello che vendono e che distrugge il gusto del gelato ogni volta perché fa veramente schifo? O è troppo forte? O è troppo di medicinale, insomma sa di qualunque cosa tranne che di cioccolato. Madonna. E in più contiene qualunque cosa tranne che il cioccolato. Noi invece oggi faremo uno sciroppo per guarnire dolci, da aggiungere anche al frappuccino di Starbucks. Se non avete visto il video, ping, cliccate qui sulla i col pallino. È uno sciroppo che potrete tenere in frigo per 15 giorni da dopo la sua fabbricazione, ma state tranquilli perché non ci arriverà. Adesso spostiamoci sul piano, sì, adesso spostiamoci di là e andiamola a preparare. Ingredienti per fare il nostro sciroppo: allora saranno 70 g di zucchero, 30 g di cacao amaro, un pizzico di caffè solubile e acqua quanto basta per far disciogliere bella liquida la soluzione. Cominciamo subito. E allora mettiamo 30 g di cacao e 60 g di zucchero. Mescolo insieme zucchero e cacao. Metto una punta di caffè solubile e mescolo tutto. A poco verso dell'acqua, così delicatamente, e faccio sciogliere a freddo. Se volete potete aromatizzare a questo punto il vostro sciroppo aggiungendo un po' di liquore, una bacca di vaniglia, quello che volete. Io lo lascerò in purezza perché poi casomai vado ad aromatizzare il dolce che sto facendo. Ok, consistenza liquida, spostiamoci sul fuoco. Mettiamo sul fuoco a fiamma bassa e cominciamo a rimestare, rimestare fin quando appunto non scirocchierà, quindi non diventerà molto molto denso di nuovo. Io ho messo circa 300 g di acqua in totale. Ecco, vedete, quando lo zucchero comincia a fare questa schiuma molto grossa vuol dire che sta caramellando e allora ecco che lo sciroppo prende vigore. Facciamolo andare ancora qualche minuto, staccando sempre dalle pareti e dal fondo della pentola. Ok, per controllare se va bene dobbiamo prenderne meno di un cucchiaio, lasciarlo freddare un attimo e vedere se poi il cucchiaio ha la consistenza più o meno della crema di aceto balsamico. Ok, sciroppino pronto, possiamo scenderlo. Bene, questo video semplice semplice, ma spero in estate utile utile per rendere i vostri gelati ancora più golosi, vi sia piaciuto. Non vi lascio alle foto perché c'è ben poco da fotografare sulla bottiglietta di sciroppo, ma noi ci vediamo dopo che abbiamo ancora qualcosina da dirvi. Ok, benissimo, e quindi se anche a voi manca lo sciroppo di cioccolato in casa, non vi preoccupate, ecco il metodo per farlo, è ottimo per curare tutti i malanni, cura la depressione, è sicuramente un afrodisiaco e per gli anziani è un ottimo lassativo. È un coadiuvante per il sorriso, è un ottimo condimento per i vostri dolci, che siano gelati, che siano muffin. Sì, sì, mettetelo sulla frutta, mettetelo sulla panna, mettetelo a posto dell'aceto balsamico, sulle uova, sulle patatine fritte, mettetelo ovunque, mettetelo sulla banana. Va bene, mettetelo dove vi pare, l'importante è che ci ritroviamo sempre qui. Se il video vi è piaciuto mi raccomando regalateci un pollice in su, tutto pieno di sciroppino, e dopodiché condividetelo sulle vostre pagine Facebook e noi ci ritroviamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao!